E bella a tutti ragazzi, qui porto qui con un nuovo video. Oggi vi porto un video abbastanza particolare perché ho notato tramite un video di non mi ricordo il nome dello youtuber, comunque vi lascerò il link in descrizione, tanto basta che lo cerco dopo appena mi verrà in mente. Ho notato tramite il suo video che impostando sulla lingua coreana, se non erro, che dovrebbe essere la terza sotto il turco, quindi questa, esce un bottone particolare nello shop. Quindi andiamo a vedere nello shop. Ecco qui, in fondo nello shop esce questa immagine. Noi ora andremo a fare uno screen, anzi no, l'ho già fatto lo screen poco fa, appunto per fare questo video, e andremo a vedere cosa c'è scritto qui e vediamo cosa si cela dietro questo pulsantone blu segreto. Ok, qui abbiamo già impostato la lingua coreana, quindi andiamo a scegliere lo screen che ho fatto poco fa, che è questo. Andiamo a vedere cosa ci esce. Facciamo evidenza tutto il testo, anzi no, facciamo, selezioniamo questa parte qui sotto che è la parte che ci interessa. Andiamo a vedere cosa ci dà. Ok, la cancellazione è possibile entro 7 giorni dall'acquisto, possono essere cancellati, tuttavia non può essere ritirato durante l'uso. Su minori di pagamento che non sono d'accordo con il rappresentante legale. Sembra, non so, aggiungeranno forse una possibilità di avere un rimborso sugli acquisti entro 7 giorni, se non viene utilizzato, non ne ho idea. Magari, che so, faranno che so, magari aggiungeranno in futuro che se uno compra delle gemme per sbaglio, magari non le utilizza, magari potranno essere recuperati i soldi di quelle gemme. Non ne ho idea. Quindi ora andiamo a vedere premendo su quel tasto cosa ci esce. Ok, siamo tornati qui, andiamo di nuovo giù, proviamo a premerci e ci esce un altro piccolo menu a quanto pare. Andiamo a fare uno screenshot così. Ok. Torniamo su Google Translate. Scegliamo un'altra immagine. Andiamo a scegliere questa. Rifacciamo tutto. Vediamo. Gioco di conto. Anzi, aspettate, facciamo un qualcosa di fatto un po' meglio. Selezioniamo una scritta alla volta. Adesso andiamo prima con questa qui sopra. Uso sicuro e corretto del gioco. Hot Topics. Il mio account. Perso account. Oro, gioielli e pagamenti. Carte scatole. Problemi di connettività e prestazioni. Questo non so cosa significhi. Non lo so. Problem solving, tornei, aggiornamenti e feedback, condizioni di utilizzo, privacy and policy. Ok, quindi possiamo dire che questo magari sarà un menu che verrà introdotto in futuro per, diciamo, inviare dei reclami alla Supercell per quanto riguarda dei problemi nel gioco, come potrebbero essere appunto il lag, come abbiamo potuto leggere, o le gemme o gli acquisti in app o cose del genere, almeno da quello che sembra, poi non so. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e di condividerlo per far sapere di questo tasto nascosto incredibile che hanno aggiunto in Clash Royale. Quindi, bella ragazzi, si becca alla prossima.